Atomic TR, che dire, veramente un bello sci. Mi sono divertito tantissimo. L'ho portato anche all'estremo, quindi ho fatto delle gran pieghe e mi ha proprio sostenuto. Quindi è veramente uno sci completo. Lo usi nel corto raggio, ti dà una mano, anche sul duro reagisce bene, lo provi in piega, poi puoi anche osare che ti tiene sempre in piedi. Quindi consigliato per chi vuole uno sci divertente. È uno sci che sicuramente ha una buona struttura, importante, quindi richiede anche un impegno maggiore, soprattutto ad alte velocità, che comunque rimane stabile, probabilmente il suo punto di forza, la stabilità, e anche a basse velocità rimane comunque maneggevole e abbastanza preciso. È uno sci che si consiglia soprattutto a sciatori già con una buona tecnica. Uno sci molto performante data la sua categoria, stabile in qualsiasi condizione di neve e pendio. L'ho trovato leggermente difficile sullo stretto, ma sull'ampio e sul medio è uno sci veramente eccezionale. Mi è piaciuto molto perché su neve trasformata è maneggevole, è intuitivo, galleggia bene, e su neve dura al tempo stesso è stabile e graduale durante tutto l'arco della curva, quindi un ottimo compromesso e lo consiglio ad un livello medio e anche alto. Sci facile da gestire soprattutto sui pendii facili, molto, molto pendenze facili, dove aumenta un po' la pendenza lo sci inizia a vibrare un po'. Molto bello anche questo invece quando si va di spigolo, quando si cerca la conduzione, lo sci sostiene, ci si diverte molto perché è molto facile da portare. Uno sci dove la velocità è nel suo DNA, ti spinge a correre e non lo metti mai in difficoltà. Su fondi duri, aggressivi, lui riesce sempre a rimanere ben piantato per terra, non lo metti mai in difficoltà. Archi medi ed ampi, la sua caratteristica migliore, per sciatore però evoluti e particolarmente ben preparati fisicamente. È uno sci leggero ma allo stesso tempo con una struttura importante che lo rende molto stabile. È impressionante quanto è veloce entrare in curva e quindi ti facilita la chiusura curva. Mi sono trovato molto bene in tutti gli archi di curva, ho anche osato a provarlo in una curva sportiva e ha ottenuto ottimi risultati. Lo consiglio a degli sciatori sia di livello medio che di livello esperto. Pesci davvero molto divertente, in particolare sulle curve strette. Sulle curve ampie e sulle curve medie ho trovato un po' più di difficoltà, per la difficoltà insomma ad entrare in curva, e lo consiglio a persone che hanno una buona capacità sciistica e anche fisica.